Possiamo discutere di ogni singolo ordine del giorno, come stiamo facendo centrodestra in questi giorni con grande serietà e compattezza. E guardi, la voglio ringraziare dopo tutto, collega Giachetti, perché lei è stato uno dei pochi in quest'Aula ad avere almeno la dignità di alzarsi e di argomentare le sue posizioni, perché il silenzio che ho ascoltato dalla maggioranza in questi giorni è assordante. E sa di che cosa è figlio? Alla fine, se vogliamo, c'è, diciamo così, una incomprensione di fondo. Questo provvedimento è un provvedimento con il quale banalmente si vuole stabilire un principio. Scusate, le dà fastidio che intervenga? No, mi dica, le dà fastidio. No, fermi. Scusi, collega, fermi. Recupero il tempo. Colleghi deputati. Scusate. Deputata Meloni, diciamo che lei è partita dall'ordine del giorno e poi ha fatto un intervento di carattere generale. Presidente Rampelli, io rivendico il diritto di dire quello in cui credo in questa assemblea. Sto parlando del provvedimento. Se mi fate finire l'intervento, sto parlando del provvedimento. Ho questo diritto. E colleghi del Movimento 5 Stelle, se vi dà tanto fastidio e non vi lamentate, seduti, visto che stiamo spuntando un provvedimento che voi stessi avevate votato e quindi dovreste risarcire gli italiani per il tempo che state facendo perdere loro, almeno state seduti e ascoltate. Prego, prosegua. C'è un vizio di fondo in tutto questo provvedimento. E cioè che non si vuole affrontare la questione reale. Questo provvedimento, il provvedimento sull'immigrazione che noi stiamo discutendo, di fatto non ha il coraggio, e quindi ci costringe a entrare nel merito delle singole quisquilie, di dire le cose come stanno a monte, e cioè che si vuole stabilire il diritto per ciascun immigrato che voglia entrare in Italia di farlo liberamente, perché tutto questo provvedimento parla solo e unicamente di questo. Allora la domanda che voglio fare, mi taccio, la domanda, colleghi deputati, le carceri, i garanti e tutto quello che noi stiamo argomentando. La domanda che voglio fare, e sto zitta così non creiamo problemi quando facciamo delle domande serie, è: cari colleghi della maggioranza, ma se volete stabilire il principio che l'immigrazione è un diritto, non potevate fare una legge di un articolo e scrivere questo invece di vergognarvi di quello che volete fare, perché non avete il coraggio di dirlo? Perché se ve ne vergognate non lo dovete fare, è molto semplice.